Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Black Ops 2. Oggi siamo qui per portarvi, sono qui per portarvi un nuovo video su questo bel giocone che vi piace tanto. E sono qui per parlarvi di un'arma, un'arma dimenticata. Ecco, dovrei quasi fare una serie sulle armi dimenticate. Oggi parliamo dell'SMR, un fucile d'assalto che ha sempre vissuto in ombra la sua storia, la sua vita, sempre messo in ombra da un altro fucile d'assalto simile, della stessa categoria, con le stesse caratteristiche, ovvero il Fall. Il Fall lo conosciamo tutti quanti, ragazzi, è un altro fucile d'assalto a colpo singolo semiautomatico incredibilmente forte, che appunto è presente su Bio2 così come quest'arma, e l'ha sempre messa in ombra. Cioè la gente ha sempre utilizzato quella come arma semiautomatica, e mai questo, o meglio, c'era chi la utilizzava questa qua, ma erano i soliti alternativi che dovevano far vedere di avere la situazione sotto controllo e di essere trendsetter. Quindi, oddio, mi metto quest'arma che non usa nessuno perché sono figo io, perché non seguo le mode o altro. Vabbè, in realtà quest'arma è sempre stata una merda in confronto al Fall, nonostante comunque le due armi siano effettivamente simili a livello di caratteristiche. Nel senso, sono entrambe due armi semiautomatiche, hanno un grosso danno entrambe, ammazzano più o meno lo stesso numero di colpi, insomma sono molto molto simili. E quindi è lecito chiedersi: ma perché allora tutti hanno sempre utilizzato il Fall? La risposta a questa domanda è la risposta anche al perché il Fall è sempre stato uno dei fucili d'assalto più forti della storia, e riguarda il rateo di fuoco. La cosa che rende assurdo infatti il Fall è il suo rateo di fuoco incredibilmente alto. Essendo un'arma semiautomatica, quest'ultima ti permette di sparare manualmente a velocità incredibili, senza metterti nessun tipo di limite. Cioè l'arma va alla velocità da te scelta. Cioè, se tu hai un dito bionico, l'arma seconderà il tuo dito bionico. Ovviamente non proprio a livelli infiniti, però comunque avete capito, cioè raggiunge velocità veramente altissime. Il problema di quest'arma invece è dato proprio dal rateo di fuoco, che non è così alto. Cosa succede quindi? Che se tu spari molto velocemente, assecondando quello che dovrebbe essere il tuo rateo di fuoco ideale, quindi magari, che ne so, un rateo di fuoco che è simile a quello che avresti con il Fall, quest'arma si inceppa, il che è un grosso problema, perché ti porta a morire tante volte. Cioè, avere un'arma che si inceppa, quindi che non spara magari un colpo, cioè un'arma che si inceppa, per capirci, è un'arma che magari salta un colpo ogni tanto, cioè invece di sparare costantemente, ogni tanto non spara un proiettile, perché appunto è come se si bloccasse. Un'arma che si inceppa appunto è molto problematica, cioè un'arma che non ti dà sicurezza, perché ti ritrovi come un coglione ad avere un colpo in meno nel gunfight a caso, soprattutto senza che tu te lo possa aspettare. Raga, io non riesco a vedere la gente, mi credete che non vedo la gente? Cioè, in questa cazzo di mappa tutta grigia non riesco a vedere i nemici. Dicevo, e questo è un problema molto 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 grosso, che oltretutto si amplifica ancora di più nel momento in cui ci metti in mezzo il rinculo. Il rinculo infatti è una cosa che tu puoi gestire se sai come spara l'arma. Nel momento in cui l'arma potrebbe incepparsi da un momento all'altro a cazzo di cane, come fai a controllare il rinculo? Cioè, è a caso anche lì? Cioè, potrebbe rinculare tantissimo come potrebbe non rinculare. Di conseguenza è un altro problema che si aggiunge all'utilizzo di quest'arma, che la rende nettamente inferiore a quello che è invece il Fall. Quindi cosa ho fatto per ovviare a questo problema? Ho messo questo selettore di fuoco, che è un accessorio che ti permette di sparare in maniera automatica con un'arma semiautomatica. Qual è però il problema di questa cosa? Che non raggiunge velocità alte. Cioè, nel senso, l'arma sì, è molto costante, non si inceppa mai, ma spara molto lentamente. Cioè, se io adesso lo levo, il selettore di fuoco, riesco a raggiungere velocità più alte. Però c'è il problema che ogni tanto si inceppa, quindi c'è un'inculata doppia, in poche parole. Motivo per cui il Fall è infinitamente meglio. Cioè, il Fall tu non ci metti nulla, spari velocemente e l'arma non si inceppa. Cioè, non c'è più un paragone tra le due armi. Ed è questo che ha sempre messo quest'arma in ombra. E questo mi ha anche fatto riflettere, oltretutto, perché, cioè, mi sono sempre chiesto effettivamente perché cazzo abbiano messo quest'arma nel gioco. Cioè, che senso ha mettere un'arma di questo tipo in un gioco dove c'è un'altra arma identica, fondamentalmente, che però è più scarsa. È pesantemente più scarsa. Nel senso, cioè più forte, scusate. Nel senso, questa qua è più scarsa dell'altra arma. Quindi non ha senso di esistere, perché non c'è competizione tra le due armi. Anche perché anche nel Fall c'è il selettore di fuoco. Quindi se proprio capito, sei un disperato che non riesce a sparare rapidamente, te lo metti lì il selettore di fuoco, non cambia nulla, capito? Cioè, questo è il discorso. Proprio un'arma che non ha mai avuto senso di esistere, eppure l'hanno messa nel gioco. Cioè, non ho veramente mai capito questa roba. Per questo vi dico che è un'arma dimenticata, appartiene alla categoria delle armi di COD inutili, di cui non si parla, che tutti sono già dimenticati, o comunque la maggior parte delle persone, che comunque non sono mai state utilizzate più di tanto. Ste mine di merda. Per questo semplice motivo, ragazzi. Ce ne sono tante altre comunque su questo gioco. Tipo, c'è anche lo SWAT, se non sbaglio, quel fucile a raffica. Anche quell'arma è un'arma presente in questo gioco inutile, nel senso, tutti hanno sempre utilizzato l'M8 e non hanno mai utilizzata quella. Cioè, intanto qualcuno la utilizzava sempre per il solito motivo dell'alternatività, perché alla fine di quello si parla. Cioè,
C'è tanta gente che per far vedere di essere di avere la situazione sotto controllo, di essere uno che di essere magari in grado di osservare il gioco, eccetera, più degli altri, si inventa appunto che certe armi magari sono forti o altro, e le utilizza anche se poi realmente sono più scarse delle altre armi che tutti utilizzano, come appunto quest'arma con il fall. Cioè non c'è motivo di utilizzare questa al posto del fall, eppure magari c'era qualcuno che diceva: no, in realtà per me è più forte per questo o quest'altro. Stessa cosa per lo SWAT e l'M8. Cioè, perché cazzo uno dovrebbe utilizzare lo SWAT al posto dell'M8, che è fucile d'assalto più forte della storia delle armi a raffica? Cioè, perché mai dovresti? Eppure, boh, c'era qualcuno che lo faceva. Tutto qui, raga. Ad ogni modo, sta partita stando veramente uno schifo. Cioè, ve la metto soltanto perché vi ho spiegato questa cosa, penso in maniera abbastanza chiara, e mi seccherebbe perdere una spiegazione di questo tipo. Però dopo ci facciamo un'altra partita e cerchiamo di rifarci. Ma dove cazzo? La partita feccia, sai quando hai i propri compagni, guarda, lì 0,90, 0,70, proprio capito che ti devono fare incazzare, Cristo di un Dio, mi devono prendere le streak contro. Però comunque levo il serratore di fuoco e vi faccio vedere com'è senza. Spara molto più veloce, tipo ora si è inceppata, raga, non ho smesso io di sparare, capito? Spara molto più veloce, ma si inceppa in continuazione proprio, cioè... Tipo, avete visto ora? Subito e poi bloccata. Abbiamo perso comunque. Ok, ragazzi, ci siamo. Cambiato lobby, raid. Dai, vediamo cosa riusciamo a fare qua sul raid. Speriamo non sia iniziata da troppo. Che è appena iniziata. Mi spiace proprio per la partita di prima. Un pochettino una merda. Acerba più che altro. Una di quelle partite che non sanno di nulla. La porto solo perché vi ho fatto quella spiegazione del ratto di fuoco. E insomma, penso di averlo spiegato in maniera accettabile. Quindi mi secca, ecco, sprecare quella spiegazione. Poi comunque, vabbè, non è che abbia fatto negativo. Diciamo che mi piace portare partite migliori. Oddio, quello c'ha il fall. Ok, abbiamo già fallito, ragazzi. Cioè, se c'è uno col fall, non c'è game. Cioè, non potrò mai ucciderlo, a meno che non sia proprio una pippa, capito? Cioè, non c'è proprio game. Prima lo stavo utilizzando senza selettore di fuoco, raga. Cioè, ve lo giuro, non ha proprio senso. È proprio impossibile utilizzarla, ve lo giuro. È proprio impossibile, cioè... Sono situazioni in cui veramente tiri delle bullshit clamorose, poi muori a caso. E l'arma non spara. Sto facendo 8-1. Ok... Cosa si faccia qui, mo? Non mi fido a challengearlo, sapete? Perché il rinculo di quest'arma è strambo. Quindi probabilmente mi partirebbe a caso l'arma e morirei. Quindi vaffanculo, non lo challenge. Li stiamo rompendo, sta. Cioè, 46. Ma com'è possibile? Fuga. Ok. Andiamo qui. Proviamo a prenderli allo spawn. Questi intero spawnano qui sotto. Ok. C'è un tipo qui vicino. C'è un tipo con il mitraino lì in fondo. Vorrei evitare di morire a caso. Magari prendere delle streak non sarebbe una brutta cosa. Ma non ce la faccio. È troppo. Madonna. Non posso azzardare nulla con quest'arma. Guarda che rinculo ha. Uff. Cioè il fall è proprio, vi giuro, un altro mondo. Cioè stiamo parlando di proprio due mondi diversi. A 10 di fila. Finite i colpi, Cristo santo. Abbiamo la macchina da guerra, va, usiamo questa qua. Si arriva a 75. Abbiamo quasi vinto. Fulmini a questa partita. Uavi nemico in arrivo. Cazzo l'hanno preso? Stanno solo morendo. Muore. Ok. Raga, l'ho usata anche nell'altro video sta streak. Cioè, ma quanto è forte? Cioè, è una cosa vergognosa. Cioè, è una delle streak più forti di sempre, secondo me. Cioè, ha troppi colpi. Ma dico, quanti kill mi sta facendo, per esempio, ora? Bah, assurda. Ma da dietro. 24-3 sta parete, dai, già meglio di quella di prima. Era uno schifo. Spawnato lì il tipo. Cosa? Ma stanno spawnando lì dal mio mirino, vabbè. C'è ancora qualche colpo di... Stava tirando il C4, non ho parole. Oh mio Dio. No, che timing. Riusciamo a farne 30? Un'altra kill ci manca. Merda, non me l'aspettavo, mi ha fatto la finta questo qua. Vai a farla, questo si nasconde qui niente. 29-6, raga. Però dai, 4,83 di rato non è male, non è affatto male. Ragazzi, io spero che avete apprezzato questo video. Vi invito a lasciare un bel like, noi ci becchiamo alla prossima, raga. Fatemi sapere cosa ne pensate di quest'arma. Un abbraccione. Bella, raga. Ciao.